Siamo agli inizi della rassegna Unicum e racconti al museo. Vedrà una teoria di tre piccole mostre, piccole ma molto importanti, dedicate ad un unico quadro. Nella prima occasione riguarda Benedetto Gennari, un dipinto, una Madonna col bambino realizzata per la corte d'Inghilterra. Ogni dipinto, ma si potrebbe dire ogni opera d'arte, nasce come oggetto significante. Proprio per questa ragione da ogni opera d'arte possono partire una quantità infinita di racconti. Ognuno di noi può decodificare da ogni opera d'arte un racconto proprio, ma ci possono essere quadri che diventano un punto focale di un'epoca. Ogni dipinto nasce in un tempo e in un luogo, ma ci sono dipinti che di quell'incrocio tra tempo e spazio, tra storia e geografia, riescono a dare a diventare rappresentanti di un'epoca e appunto di una storia. Nel caso specifico, questo dipinto, che è riemerso recentemente in un'asta portoghese, nel pieno anonimato, si è dimostrato in realtà, l'ho personalmente riconosciuto come un'opera di Benedetto Gennari, realizzata quando stava compiendo un lungo soggiorno alla corte d'Inghilterra. Benedetto Gennari, nipote di Guercino, parte nel 1672 dalla Bologna e dalla bottega che lo aveva visto lavorare assieme allo zio. Lo zio era morto qualche anno prima. Parte per l'Europa e dapprima passa alla corte di Luigi XIV, mentre poi si sposta qualche anno dopo, nel 1674, a Londra, e diventerà uno dei più importanti pittori di corte sia di Carlo II che del cattolico e suo fratello Giacomo II, che regnerà tra il 1685 e il 1688. Ed è proprio nel valico, tra il passaggio tra i due regni, che questo dipinto si iscrive, perché è un dipinto che dal libro dei conti dello stesso pittore viene documentato come realizzato per un regalo da fare alla Edward Petrit, che era il consigliere spirituale prima di Caterina di Braganza, la regina che veniva dal Portogallo ma che era sposa di Carlo II. E poi questo gesuita, Edward Petre, divenne consigliere spirituale anche del re Giacomo II. Il pittore realizzerà e donerà questo straordinario dipinto che rappresenta un momento domestico, un momento quasi così di gioco, dove il simbolo della rosa, che è il simbolo della passione stessa del Cristo e che è il fiore per eccellenza abbinato alla Vergine, è legato, viene tenuto dal bambino, viene posto sotto il senso dell'olfatto della madre, in un momento fissato dal quadro che unisce una tenerezza appunto domestica con la sacralità simbolica della rosa, una rosa che ha petali, foglie e spine nella migliore espressione simbolica dei 15 misteri del Rosario, che rappresentano e documentano e rimandano alla passione del Cristo e ai 15 momenti di gioiosi, gloriosi e dolorosi di Maria. Ecco, in quel fiore si concentrano tutti gli eventi che vengono descritti nella vita della Vergine. Per cui è un quadro dedicato alla Madonna. C'è una frase di un artista contemporaneo recentemente scomparso, che è Giannis Kounellis,
di origine greca, ma italiano, si può dire, per tutta la sua attività, che è emblematica e dice: i soggetti di un pittore sono due. Uno è la Madonna, una Madonna col bambino, e il secondo è il modo col quale, un nuovo modo col quale realizzarla. Ecco, questo semplice soggetto, il più diffuso della storia dell'arte, è certamente il soggetto principe sul quale in Occidente si cimenta tutta la capacità espressiva e inventiva di ogni artista. E Benedetto Gennari fa di questo tema una gemma preziosa, si allontana dallo stile dello zio per arrivare ad una sorta di purismo internazionale più influenzato da Carlo Dolci, che era un pittore che a Londra aveva mandato opere importanti, ma questo dipinto, che è stato creato tra il 1685 e il 1686, diviene un fulcro di una serie, di un'attività straordinaria che dura 12 anni di questo pittore all'interno della corte d'Inghilterra, una corte che però sarà instabile e nel 1688 a Guglielmo III d'Orange basterà di radunare un esercito potente e senza colpo ferire, Giacomo II, il cattolico Giacomo II, fuggirà da Londra e riparerà in Francia assieme anche ad Edward Petrit e allo stesso Benedetto Gennari. Ecco, vedete che è una vicenda particolarissima. È possibile anche immaginare che questo dipinto, proprio nella concitazione della fuga, rimane in Inghilterra e viene portato poi, qualche anno dopo, dalla regina di Braganza, da Caterina di Braganza, che era stata appunto, era la regina vedova di Carlo II, quando essa ritornerà in Portogallo. È molto probabile che il ritrovamento in un'asta portoghese di questo dipinto sia dovuto al fatto che, oltre ad essere stato posseduto dal gesuita Edward Petre, che era stato anche molto criticato in vita per essere stato visto come un personaggio che tramava nell'ombra della corte inglese a favore del regno cattolico, diventa un dipinto che appartiene che la regina Caterina di Braganza porta con sé quando ritorna in Portogallo. Ecco, da quello che ho brevemente accennato si può intuire che da un unico dipinto è possibile ricavare delle storie di grandissima vastità e la fotografia che ci può restituire un quadro di un evento storico, di un momento storico particolare, come quello, un momento in cui in Inghilterra appunto il mondo protestante è in pieno conflitto con quello cattolico, ecco, da un quadro è possibile dipanare un po' come un filo, un baco da seta, come un filo che si può srotolare da un bozzolo, ecco, è possibile raccontare una storia dai confini anche indefinibili, perché ogni dipinto contiene, quasi trattiene, oltre che gli intenti dello stesso autore che l'ha concepito, in un certo senso è un quadro che, divenendo un oggetto significante, diviene anche un individuo che ha una sua vita propria e può essere per noi testimone di una grande storia alla quale ha assistito.